Ma allora ti faccio una domanda, visto che giustamente state paragonando OnlyFans agli altri social. Sì. Noi, come sapete, lavoriamo con i social, in particolare lavoriamo con YouTube e Instagram, poi c'è TikTok, insomma, tutti i social che tutti conosciamo. E in particolare, una qualsiasi persona che inizia su un qualsiasi social ha la possibilità di crescere perché i social hanno, ad esempio, la sezione consigliati. Ok, quindi Instagram, vai a cercare una persona e la sezione esplora, trovi persone che non conosci, cose del tuo interesse e quindi così tu potresti andare a scoprire un potenziale profilo da seguire che ti può interessare. Io premesso che OnlyFans non lo conosco, non lo ho e quindi ho tantissime Non sei un domande. abbonato? No, no, assolutamente no. Io poi ho qualcosa da Giura, ridire. Io ho giura. qualcosa da ridire a proposito di questa Dai, roba qua. dovete No, no, no. essere Dopo sinceri. vi A mia dico. discolpa, mai abbonato a nessuna. no, no, Giuro su no, Dio. Dopo dico la roba. a mia discolpa vi dico che ieri ho cercato l'applicazione di OnlyFans sull'App Store, ma non so neanche se esiste. Certo che esiste. Esiste? Sì, Sì. c'è l'app. Ma non è più il Ma io logo preferisco usarlo azzurro. su internet, Anch'io, funziona meglio, esatto, funziona. sì. L'app c'ha qualche Ok. problema, nonostante i soldi che fanno, c'ha ancora qualche Ok. problema. Comunque la domanda era relativa al fatto che da quel che vedo dall'esterno, mi sembra che OnlyFans sia un social, una piattaforma che ti consente di fare abbonati grazie al pubblico che tu ti porti da qualche altra parte. Esatto. Ok, quindi Palese. voi siete forti su Instagram, acchiappate pubblico da Instagram per portarlo a OnlyFans. Quindi la Esatto. domanda è: come fa una persona che si approccia a questa piattaforma ad essere effettivamente seguita e venire scoperta se già non è conosciuta su altri social? Grazie alle AB Agency. Non è fatta apposta. Buttata lì sul piatto d'argento. Sì, grazie, No, grazie. quindi, cioè, nel concreto, una No, persona. no, da sola è impossibile. Allora, potresti fare dei soldi, ma io dico se gioco nel balle la candela. Comunque ti metti a nudo e vendi la tua intimità. Quindi per Certo. me, se devo farla per 1.000 euro al mese, anche no. Una persona che non è seguita sui social, quei soldi può fare. Che comunque, per carità, per tante persone possono essere tanti, ma sinceramente, ripeto, il gioco ne deve valere la candela. Anche perché nel momento in cui tu vendi la tua immagine e poi la riposi e la vendi a poco, dopo è difficile venderla tanto, quindi No, piuttosto chiaro. aspetti, investi. Se proprio non vuoi entrare in un'agenzia, inizi investendo, paghi le pubblicità, ti fai pagare le varie sponsorizzazioni, post e piano piano cresci. Già quando arrivi a averne 30-40 mila attivi, allora puoi fare i soldi, prima Ok, no. quindi mi Esatto. stai confermando sostanzialmente che è Devi impossibile avere un seguito. nascere su OnlyFans e crescere da OnlyFans senza avere un seguito già pregresso. Secondo Assolutamente, me. devi fare un culo Devi così. avere, ma Esatto. invece, cioè, ci sono strategie, cose per. Sicuramente. Allora c'è anche il modo, in teoria, di. Non l'ho mai provato, però puoi farti pubblicizzare anche da OnlyFans stesso pagando, ma non so come funziona, non l'ho mai Sì, no, ma fatto. non ha un cazzo di senso, se, scusami. Ma perché comunque è mondiale, quindi che ne sai, magari ti spara in giro, Ti però di solito, spamma. allora, OnlyFans si chiama OnlyFans perché solo Ok, deve fan, cioè esserci vuol un dire pubblico che, fidelizzato su di te, cioè certo, tu, per allora, le donne nude ci sono ovunque, cioè che sia Brava, chiaro, stai affrontando un tema che avrei voluto cioè, è toccare, lo quello che sappiamo volevo tutti dire un po', io. tutto quanto, insomma, però la cosa diversa è voler vedere quella persona che a te piace. Esatto. Io perché ho così tanto risultato? Perché le persone mi hanno anche conosciuta dal vivo, si sono affezionate, c'ho dei fan accaniti. E certo che mi vuole. Cioè, se Belen si facesse OnlyFans, farebbe 1 milione in un giorno, cioè che sia chiaro, perché c'ha talmente tanti fan che già solo con l'abbonamento sai quanti si iscrivono. Cioè, Come la rapper, ti sì, ricordi? c'è anche Bella Thorne, ha fatto 6 milioni In la settimana. 24 Ma ore, 6 milioni di milioni. dollari? Sì, e con un intimo. Cioè, Con un intimo? non Ah, nuda. ok. Oh Esatto, Cristo. anche questo è un tema molto interessante che secondo me va trattato. Cioè, sempre da quel che ho capito, per cui correggetemi se io dico Sì. stronzate, io mi sto abbonando ad un profilo OnlyFans. Sì. Ovviamente finché non mi abbono non saprò mai che cosa c'è dall'altra parte. Assolutamente. Dunque, c'è una buona probabilità, se vogliamo, che io mi stia abbonando ad un profilo che magari non ha quel che vorrei. Ok?
Ma c'è cioè indicato che allora, tipo di OnlyFans ha una persona? No. Beh, però già magari ti puoi immaginare la persona, cioè se tu segui una persona... Però... Beh, ma non c'è caso... magari il dubbio da parte del cliente che dice, cioè, beh, però vado a caso? Sì, scrivi, cioè... Però se tu già ti iscrivi a un OnlyFans di una ragazza è perché già ti piace, quindi comunque... Certo, sei disposto un po' a tutto, dici? Sì, beh, ma allora ci sono le truffatrici, che sia chiaro. Esatto, ci sono. Quelle... Il caso di Bella Thorne è una truffa o no? Quella no, perché comunque cioè, è una foto che lei non ha messo nei social ed è un artista, è diverso. Io non sono un artista, cioè sì, io mi ritengo artista nel mio, però non sono una cantante di fama mondiale, un'attrice, hai capito? E quindi ovviamente io non faccio solo la foto in intimo, in costume, c'è cioè, un po' di più. E giustamente nudo artistico, poi deciderò io dove le metto queste cose, se nel feed, se in privato, che prezzo. Ma perché com'è che funziona? Cioè adesso detta così sembra che noi stiamo facendo finta niente, ma io ti giuro non so come funziona OnlyFans. Dai, non li siete mai abbonati. No, ti giuro no, su no, Dio. No, la domanda che mi viene da fare a me chi è ci crede? che motivo ha una persona di fare OnlyFans quando potrebbe in qualche modo arrivare a quello che vuole senza pagare? Cioè io non capisco, tu quanti abbonamenti fai al mese? Io ne ho fissi 1000. Porco zio, che pagano? Attualmente ora su 850. Minchia. Ah, ma aspetta, sì. Scusami, cioè tu c'hai un milione di follower e ne fai 1000. Aspetta, abbiamo allora, fatto una giornata gratuita. Esatto, io con lei. Partivo da 200 follower. A proposito, è stata bustata, raga. A proposito, ragazzi, ho una notiziona, quindi attivate tutte le mie notifiche su Instagram perché settimana prossima ci saranno 3 ore di abbonamento gratuito, mai fatto io, quindi approfittate anche voi, ecco, gratuito, e lì me ne arriveranno 3000, capito? Allora, cioè, vi faccio... Che vi però faccio... non sono paganti, quindi che no, cazzo no, non è detto, perché se perché uno, potrebbero diventarlo. Se uno si abbona gratuitamente, comunque è anche più invogliato a spendere 4 euro. Ma il mese dopo, dici? No, no, negli stati in cui entra, esatto. Perché tu pubblichi nel feed delle foto. Che questa roba qua che io non so. Tu pubblichi nel feed delle foto, dei video che comunque non metteresti mai su Instagram se no ti bannano, però che non sono quelli realmente più spinti, che li trovi solo in privato. Ok, quindi dai il... È una roba alla volta, nel senso tu paghi 16,90 al mese, ok, ti trovi tutte le mie foto che ho messo in due quanto? Anni. 16,90 al mese. Il tuo abbonamento. Sì. Ognuno può scegliere esatto, la cifra, ok? Il minimo che puoi scegliere quant'è? Il mio è 9,99. Minimo è 3. Ok, e la percentuale, scusami, di OnlyFans? Del 20%, 20%, ma in realtà non la vedi neanche. Minghie! È tassato, sì. Dici poco? Sì, però è un sito che al momento ti fa guadagnare tanto perché è conosciuto. Quindi anche... Beh, anche sicuro, cioè conosciuto, sì, sicuro. È sicuro. Ti hai detto 16,90? Sì. Aspetta. Zio, sono 1000, non è un calcolo particolarmente complicato da fare. No, perché quando ci siamo visti alla festa alla Perlam, tu mi hai parlato di cifre cioè più importanti di queste. Aspetta, quello è solo l'abbonamento. Ah, ok. Esatto, ecco, esatto. Continuiamo con il discorso. Quindi tu puoi pagare quella cifra lì per abbonarti feed. E esatto. Vedere ciò che tu posti. Per cui tu segui Edoardo Iannone su Instagram, paghi l'abbonamento al mese per guardare i contenuti di Edoardo Iannone e Edoardo Iannone posterà delle fotografie che tu vedrai. Esatto. A quel punto... So, ma non ho OnlyFans, no, davvero, chi vi segue può pagare un'ulteriore cifra per vedere altri contenuti privati, ma, cioè, okay. Ma personalizzati. Ma paghi per ogni singolo contenuto, paghi per tipo vari livelli. Esatto. Sì, potrebbe esserci da 3 euro come da 200. No, okay, ma lui dice, cioè tu paghi 5 euro in più e hai un tot di fotografie, no, oppure tu paghi 5 euro per la fotografia o il video o il esatto. Set completo, cioè lì è marketing, cioè noi abbiamo studiato bene come vendere, per quello vendiamo bene, perché sappiamo cosa vuole la gente.